Oggi partiamo da due immagini. La prima è questa. Mostra la stazione di Spezzano Albanese, una foto scattata dall'associazione Ferrovie in Calabria. Questa è una stazione impresenziata, una stazione quindi priva di vita, che rappresenta semplicemente una delle 1700 stazioni impresenziate di rete ferroviaria italiana, stazioni che la stessa RFI intenderebbe dare in comodato d'uso per scopi sociali, un patrimonio enorme, un patrimonio da 120 milioni di euro che purtroppo però finisce col marcire, perché soltanto 345 di queste in tutta Italia vengono ad essere utilizzate. Questa invece è la seconda foto, anche questa è una stazione impresenziata, però siamo a Botricello ed è una stazione che è stata destinata a circolo culturale, una casa, una sorta di casa del dopolavoro. Vedete i bambini con il cappellino che gioiosamente ci escono dopo una attività di tipo ricreativo. Noi ci interrogheremo su questo patrimonio, andremo a vedere lo stato di salute di alcune di queste stazioni che sono divenute veramente teatro di abbandono, di bivacco, in alcuni casi anche luoghi di sopravvivenza. Vi spiegheremo cosa pensa la gente, coloro i quali vivono nei pressi di queste stazioni, ma parleremo anche di altro, parleremo di trasporti, parleremo delle nostre ferrovie e apriremo una finestra tutta da seguire sul mondo dell'informazione. Questa, intanto, è la nostra copertina. Buonasera ai nostri ospiti, a Roberto Galati, che è il presidente di una bellissima realtà che vi presentiamo veramente molto molto volentieri. Si tratta dell'associazione Ferrovie in Calabria, un'associazione che è poco nota all'opinione pubblica ma è molto nota sui social e che si impegna da anni nel recupero proprio di questo patrimonio che, come vi abbiamo mostrato già in questa copertina, rischia veramente di marcire e sarebbe veramente un peccato. Ma è attiva anche questa associazione per recuperare una cultura che è quella dei trasporti, quella delle ferrovie, e ci auguriamo non rimanga da sola. Grazie per essere nei nostri ospiti e buonasera anche al segretario regionale dell'Orsa, Alfredo Federici, organizzazione sindacale autonoma che si occupa di trasporti, in questo caso di ferrovie, di trasporti, eccetera, una delle più
più importanti organizzazioni del settore, nonché interlocutore privilegiato per questioni di lavoro ovviamente con le aziende del gruppo delle Ferrovie dello Stato. E grazie per essere con noi a Nanni Naselli, nostro collega di Radio Onda Verde che avete già apprezzato ieri in una sua incursione nella trasmissione che abbiamo dedicato alla legge Cirinna e alle unioni civili. Un collega che ha vissuto molto fuori anche dalla nostra regione, che è abituato a viaggiare e che certamente può farci una sorta di confronto tra quella che è la realtà nostra, la realtà calabrese, quella dei nostri trasporti e delle nostre ferrovie con ciò che c'è nel resto d'Italia. Iniziamo però da Roberto Galati. Allora Roberto, abbiamo visto soltanto qualche immagine, poi vedremo il reportage che è stato realizzato dalla nostra Cristina Iannuzzi, ma le stazioni impresenziate in Calabria sono tutte in quel modo? No, no, intanto ringrazio tantissimo per l'invito che abbiamo accettato davvero con vero piacere. Le stazioni in Calabria, diciamo, non sono tutte in quel modo, sicuramente no. Intanto bisogna fare la premessa e dire perché le stazioni nella gran parte dei casi sono impresenziate. Sono impresenziate perché con il passare degli anni i sistemi di circolazione dei treni si sono evoluti. Quindi non c'è più quella necessità che c'era fino a 20-30 anni fa di avere tutte le stazioni presenziate da capistazione, dirigenti in movimento. Ormai la circolazione dei treni è regolata da pochi posti di controllo, i nostri si trovano a Reggio Calabria e a Lamezia, e quindi tante stazioni più piccole chiaramente hanno perso quella loro vitalità a livello di personale che potevano avere prima. Questo però non significa che una stazione impresenziata debba cadere nel degrado, come appunto succede in moltissime stazioni, come abbiamo visto Spezzano Albanese. In realtà non sono tutte così, per fortuna, perché esiste un programma di RFI, come anticipato, che riguarda appunto l'affidamento ad enti locali e ad associazioni di questi impianti, in comodato d'uso, nella gran parte dei casi gratuiti, in cambio però dell'effettuazione di piccole attività, certo, giustamente, di manutenzione e pulizia. Il problema è che gran parte delle stazioni comunque continua a rimanere in stato di abbandono, perché riuscire a ottenere questi comodati d'uso non è affatto semplice. Noi stessi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti con RFI. Arriveremo a questo, sì. Stiamo aspettando, tra l'altro, ci dovrebbe raggiungere da Lamezia l'ingegner Stassi, che è di Rete Ferroviaria Italiana, che noi ringraziamo per la disponibilità dimostrata a inviarci insomma un suo interlocutore, perché non ci piace ragionare senza poi qualcuno che è chiamato insomma a, certo, darti, a dare delle risposte. Segretario Federici, come stanno le ferrovie calabresi, lei che le percorre insomma per lavoro tutti i santi giorni? Buongiorno a lei, grazie per e buonasera a chi ci segue in replica. Buonasera a chi ci segue, ovviamente, telespettatori. È un'occasione troppo ghiotta, visto che di trasporti in Calabria se ne parla pochissimo. Però la realtà purtroppo è quella che lei ha descritto prima. Ha fatto un ottimo... ci sono delle indagini, delle foto che lei ha rappresentato che sono ottime dal punto di vista fotografico, ma pessime dal punto di vista sociale. Purtroppo c'è stata una dismissione, e continua ad esserci, da parte dell'azienda Trenitalia, oltre che RFI, perché sono due settori completamente diversi, figli della stessa madre, però sono due cose a parte. Non c'è progettualità, si dismette, è vero che l'evoluzione della tecnologia ben venga, però il problema è che dovrebbe pensare l'avvento della tecnologia al risanamento di quello che è il pregresso. Le ferrovie si muovono in senso improgrammatico, voglio dire, non hanno una progettualità per il sud. Nella RFI, che spende il 18% dei soldi che l'Unione Europea dà, non ci sono investimenti, ci sono delle piccole riparazioni che servono a poco, e l'ingegnere Stassi, quando arriverà, potrà dare ancora più spiegazioni. E anche avere il problema che si mettano a bando i comodati d'uso di queste strutture, ma sono fatiscenti, lo menzionava lei prima, direttore, spesso ci sono delle situazioni ancora peggiori di quelle che abbiamo visto e non ce ne vedremo ancora altre. Lo so, purtroppo mi rendo conto, anche perché io ci vivo e ci lavoro in questi territori, e mi rendo perfettamente conto. Sono servite e servono ben poco le denunce, perché nessuno poi ti dà risposta, cioè se non attraverso i media, è un lavoro che lei oggi sta facendo ottimale. Credo che forse si muoverà qualcosa, perché indipendentemente dal ruolo che rappresento sindacale, sono anche un lavoratore e ci lavoro nelle ferrovie. Le denunce che abbiamo fatto nei
vari anni, sono state di una quantità tale, così vigorose, a cui l'azienda non dà risposta per un semplice motivo, perché le ripeto, a Roma, dove si progetta per RFI e per Trenitalia, non c'è nessuna volontà né politico né aziendale per lo sviluppo del sud sui trasporti. È una, chiedo scusa ancora un secondo, buona parte delle colpe anche da chi ci rappresenta territorialmente e politicamente, perché se poi ne parleremo del trasporto pubblico locale che viene svolto dalla Regione Calabria. Perché ci fosse un'alternativa, magari. Poi parleremo anche di questo, perché come lei ben sa attueranno il quinto progetto europeo, che sarà devastante per il nostro territorio, magari poi ne parleremo più avanti. Assolutamente sì, siamo proprio qui per questo. Nanni Naselli, tutto il mondo è paese o la Calabria è più paese di altri? Ma sai Pietro, io vedendo queste immagini di queste stazioni, lo accosta, sai quando si parla vendiamo le caserme per fare cassa, no? Sì. Questa cosa la sento da circa 15 anni, vendiamo le caserme dismesse. Credo che venderanno le macerie, perché nel frattempo le caserme crollano, perché abbandonate a se stesse, e siamo sulla buona strada anche per le stazioni, perché passano gli anni, non c'è manutenzione e vengono giù. Questo è normale, perché manca, come diceva Alfredo, manca la progettualità, perché qua si vive alla giornata, si è sempre vissuto alla giornata, perché noi potremmo dire che quando in Francia nel 1981 partiva il TGV, l'alta velocità, sì, Parigi-Lione, a me nel 1981 fece un Milano-Torino sui legni, le tradotte. Ed è chiaro che quando tu sei con 30 anni di ritardo, poi la sconti. A proposito di TGV, i nostri TGV, i nostri treni ad alta velocità, per esempio quelli che vedrete questa sera, alle 20.45 per chi ci segue nel pomeriggio, poi in replica alle 23 per chi ci segue, alle 23.30 per chi ci segue in replica, voi vedrete la puntata e l'inviato speciale più ad opera di Angelo De Luca, il nostro Angelo De Luca, che è salito a bordo di un treno su Vibo Marina e ci ha impiegato 4 ore per raggiungere in treno Crotone. Sono arrivati sui social, insomma, nel lancio di questo argomento, di questa puntata, anche dei commenti. Beh, siete stati fortunati, perché per raggiungere da Paola a Spezzano Albanese ce ne abbiamo impiegate 5 di ore. Ecco, questi sono i TGV, questi sono i nostri treni ad alta velocità. Primo giro di domande, il resto lo faremo subito dopo questo reportage, che spiega la condizione di alcune stazioni impresenziate, spiega cose sono, spiega in che stato versano, spiega tra l'altro la nostra Cristina Iannuzzi, che ha fatto veramente un lavoro egregio. Due cose: abbiamo stazioni impresenziate che sono diventate impresenziate subito dopo essere state ristrutturate, e poi ci sono dei progetti lodevoli, ammirabili, come quelli che sono stati spiegati dal nostro Roberto Galati in studio, che però non trovano il giusto interlocutore. Perché abbiamo visto, per esempio, a Catanzaro Sala, un cittadino, insomma, molto attivo, dice: io avevo proposto di attivare qui una sorta di museo delle ferrovie. Il problema è che nessuno mi ha dato ascolto. Poi la nostra Cristina Iannuzzi conclude con una domanda, però, molto incisiva, che è rimasta senza risposta. Non sapremo cosa sarebbe stato di Catanzaro Sala se magari questa richiesta fosse stata fatta al giusto interlocutore, cioè alle ferrovie, a Rete Ferroviaria Italiana. Intanto questo è il reportage di Cristina Iannuzzi. Questa qui è una ventina d'anni che è dismessa, più o meno, diciamo, ecco, una cosa del genere. L'hanno ristrutturata ma chiusa. Quindi automaticamente qui questa stazione forniva Polia, Filadelfia, Francavilla, Monterosso, qui Pizzo. Abbiamo 4 pullman che funzionano, ma diciamo non so la Regione Calabria se le tiene ancora o non le tiene. Siamo allo spaccio totale su queste cose.
Rete Ferroviaria Italiana le definisce stazioni impresenziate. In tutta Italia se ne contano 1700 per un valore immobiliare complessivo di 120 milioni di euro. La stessa Rete Ferroviaria Italiana ha deciso di dare questo ricco patrimonio immobiliare incomodato attraverso progetti di riuso sociale. Ci troviamo nella stazione di Curinga, sud-ovest della provincia di Catanzaro. Qui regna solo il degrado e l'abbandono. Pensate a quanti soldi sarebbero necessari per ripristinare questi luoghi. Proprio a causa dell'elevato costo per rendere fruibili di nuovo queste stazioni ferroviarie impresenziate, delle 1700 sparse in tutta Italia, soltanto 345 risultano a tutt'oggi assegnate. E proprio qui alla stazione di Curinga abbiamo la dimostrazione di come questi luoghi invece sono stati trasformati in luogo di bivacco e di sopravvivenza. Questa è un'altra stazione impresenziata. Siamo nel quartiere Sala di Catanzaro, capoluogo di regione, una stazione dalla lunga storia che adesso è giunta ad un binario morto. Erbacce, gente che viene a rifugiarsi di qualsiasi nazionalità in questi stabili ormai abbandonati al disuso. E quindi noi stiamo ogni giorno lottando contro i mulini a vento, perché abbiamo fatto tantissime di quelle richieste affinché vengano un attimino a dare una sistemata, una pulita, ma è tutto impossibile. Questo è uno dei tanti tombini aperti, pericolosissimo per i bambini. Diciamo un decennio oramai che è in queste condizioni, amare condizioni, perché poi tra l'altro con tutte queste sporcizie che ognuno viene a fare una discarica propria, no? E quindi si crea tanto di quel volume di spazzature per poi animali, cioè ratti, di qualsiasi natura e genere. Noi siamo in queste condizioni da tantissimo tempo, da anni, ormai penso che siano passati quasi 10 anni da quando la stazione è stata stranamente e improvvisamente oggetto di lavori di ristrutturazione. Hanno sostituito le vecchie strutture, che erano anche di pregio, stile Liberty, con queste nuove cadenti che sono assolutamente inutilizzabili, se non pericolose per tutti, per gli altri. Siamo da 10 anni in queste condizioni e subito dopo che la stazione è stata ristrutturata, e così l'hanno chiusa perché non doveva essere più utilizzata. Ci troviamo nel sottopassaggio della stazione di Catanzaro Sala. Ecco le condizioni in cui versa questo posto, un completo stato di degrado e di abbandono.
Siamo all'interno di uno degli uffici della stazione di Catanzaro Sala. Questi sono alcuni dei documenti che risalgono al 2006, ultimo anno di vita di questa stazione. Poi più avanti vediamo delle centraline elettriche. Ovviamente tutto è stato rubato, in particolare il rame. Prima, adesso bisognerebbe, credo, abbattere tutto, perché ormai è tutto degradato. Gente che è arrivata e ha tirato via fili elettrici, finestre, infissi, tutto il resto. Ormai è solo da buttare, credo. Prima si poteva recuperare, era opera dei nostri amministratori farlo, però ci hanno abbandonato. Avete segnalato il problema agli amministratori? C'è chi l'ha fatto, qualcuno l'ha segnalato il problema. Ci sono state anche delle iniziative di alcuni ragazzi di Catanzaro che volevano fare qualcosa di diverso, un centro culturale, un museo, però sono tutte iniziative andate al vento poi. Certamente non può stare in queste condizioni, anche per una questione di salute pubblica, di igiene. Noi abbiamo questi gattini qua, questi cani, e allora non vediamo serpi, topi, altrimenti qui saremmo invasi da animali più pericolosi. Avevo proposto di fare un museo. In questa struttura, di mettere dei treni antichi, magari quelli a carbone, eccetera, eccetera, qui sui binari, in modo da non vederli così abbandonati, eccetera, eccetera. All'interno della stazione avevo proposto invece di mettere delle divise, vecchie apparecchiature, tutto quello che riguardava. E questa idea, questa sua niente, proposta? Se, come al solito, sempre. Sì, vediamo. Ma chi l'ha proposto? Cioè, con chi ha parlato? Sono state proposte in varie pagine Facebook, concorsi fotografici. Con le ferrovie, eccetera, eccetera. Ci ha parlato? No, con le ferrovie no, con altre istituzioni, ma con le ferrovie no. Forse doveva parlare con le ferrovie. E noi ne parliamo con le ferrovie, anzi con Rete Ferroviaria Italiana. Grazie all'ingegner Stassi per essere qui con noi e grazie al gruppo e in particolare ai colleghi che hanno consentito, insomma, che ci fosse una rappresentanza che potesse dare delle risposte per quello che possiamo, insomma. Allora, abbiamo visto una stazione impresenziata, un po' l'emblema di un grande patrimonio, un patrimonio da 120 milioni di euro più o meno in tutta Italia, 1700, soltanto 345 sono state assegnate per incomodato, per scopi sociali. È possibile che le altre possano versare in queste condizioni, ingegnere? Vabbè, buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, è un piacere essere qui con voi. La situazione che è stata evidenziata della stazione di Catanzaro Sala è una situazione al limite che non può essere sicuramente rappresentativa del fenomeno del comodato d'uso, che è un'iniziativa che è stata adottata da RFI e da Ferrovie dello Stato proprio per inizialmente con la denominazione adotta una stazione, proprio per evitare situazioni di abbandono e di degrado come quella descritta. Dico che la situazione di Catanzaro Sala è una situazione al limite. In realtà i fatti sono risalenti ad alcuni anni fa, non li conosco nel dettaglio in quanto la mia presenza in Calabria è abbastanza recente. Però da notizie che conosco, la situazione di Catanzaro Sala, che non è in una linea attualmente in esercizio, su una linea chiusa, era stata oggetto di interessamento da parte dell'amministrazione comunale in passato ed era stata anche formalizzata una consegna provvisoria alla stessa amministrazione comunale che poi avrebbe dovuto essere regolarizzata successivamente. A seguito di eventi particolari, mi risulta esserci stato un incendio
incendio, con notizie giornalistiche diffuse, cercò di capire quale fosse la reale situazione. In realtà per Rete Ferroviaria Italiana l'onere di pulizia e decoro di quella stazione spettava all'amministrazione comunale, che ne aveva chiesto la concessione. Quindi è una situazione, ancora la situazione non si è risolta, perché a un certo punto la nuova amministrazione comunale chiese a RFI un incontro con sopralluogo. Parlo sempre di notizie riportate, non personalmente conosciute, appunto per la mia breve permanenza in Calabria. Mi risulta che non siano mai stati ripristinati i luoghi, quindi lo stato dei luoghi, condizione indispensabile per la riconsegna, la ripresa in carico da parte di Rete Ferroviaria, non più di Rete Ferroviaria Italiana, perché nel frattempo l'area mi risulta sia stata scissa e quindi passata in asset a Ferrovie dello Stato Italiane, però tutto ciò non è stato perfezionato non per responsabilità. Ecco, ingegnere, quella è la situazione di Catanzaro Sala, che è un po', se vogliamo, il paradigma di un cortocircuito. Perché? Noi abbiamo mostrato un cartello di inizio e fine lavori risalenti al 2006, riguardavano lo spiazzale, quindi qualcosa che evidentemente è, diciamo, condiviso comunque sia. Eccolo qui, grazie al nostro regista Gianluca Gigliotti. Ecco, lavori da concludersi il 18 ottobre 2006, c'è un bellissimo spiazzale lì. Poi il problema è che c'è un monumento al degrado dopo, e non è tanto il monumento al degrado, che al limite si potrebbe anche fino a un certo punto tollerare. Il problema è che noi ci siamo entrati senza alcuna fatica e ci siamo resi conto di una situazione di pericolo straordinario, soprattutto a causa di quei tombini. Cioè, se lì ci cade un bambino, rischia di farsi seriamente male, perché lì è stato rubato tutto. Ora, mi auguro che non ci sia mai nessuno che debba rispondere di qualcosa che accade ai bambini che abitano in quel quartiere, ma qualora dovesse accadere, chi ne risponde? Questa è la domanda. Capisco la domanda, capisco il problema, però non posso che ripetere quanto già evidenziato. I contratti che noi facciamo di cessione per i comodati delle aree, solitamente ad associazioni con le quali sono stati fatti dei protocolli d'intesa a livello nazionale, ma anche alle amministrazioni locali, nel caso specifico al comune, prevedono che il comodatario si assuma gli oneri relativi alla manutenzione e alla pulizia e decoro. In questo caso dovesse il comune finché non dovesse essere riconsegnata ufficialmente a Ferrovie dello Stato. Ingegnere, un'altra domanda, mi ricollego a quanto è stato detto mentre lei, insomma, stava arrivando nel nostro studio. Sì. Lo sottolineava Roberto Galati, presidente dell'associazione Ferrovie in Calabria, che è un appassionato di ferrovie, di treni, eccetera, un ragazzo molto attivo, una splendida associazione. Non è una realtà farlocca, come ce ne sono molte, di quelle che prendono i soldi e via. No, questi lavorano e lavorano anche bene. Fanno molto volontariato. Dicono, noi ci siamo impegnati, abbiamo chiesto a Rete Ferroviaria Italiana di ottenere qualche stazione incomodato d'uso, però l'interlocuzione è sempre troppo farraginosa, sempre troppo macchinosa, e quindi poi tutto si arena. Cosa bisogna fare, ecco, per ottenere incomodato nella pratica? Certamente, non mi risulta che l'interlocuzione sia poi così farraginosa. Possiamo spiegare il target, il caso specifico, così potrà assolutamente rispondere. Prego, Roberto. Sì, noi abbiamo mandato una richiesta tramite raccomandata, allegando sia la richiesta che statuto, atto costitutivo dell'associazione a RFI, con, diciamo, la direzione di Reggio Calabria, via San Francesco da Paola. Proprio abbiamo trovato tutti i dati sul sito di RFI, chiedendo proprio l'affidamento di una stanza o due stanze della stazione di Soverato, che è un'altra stazione in presenziata. Sì. Ma il problema è che non è ferraginosa l'interlocuzione, è che non abbiamo proprio avuto risposta, ed è questa la cosa che secondo me è stata più grave. A meno mi si dicesse, no, non ve la possiamo dare perché c'è un motivo. Poi non voglio lanciare critiche a nessuno, però miracolosamente un'altra associazione in realtà a Soverato ci riesce, addirittura si prende tutto l'appartamento che era del capostazione in origine al piano di sopra. A me non interessa a chi va alla stazione. La procedura corretta qual è? La procedura corretta è questa, perché
Voi avete pubblicizzato questa come RFI? Certamente, certamente. Poi non conosco bene i dettagli della situazione rappresentata, però proprio nelle mie responsabilità c'è un reparto alla Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria, reparto patrimonio, che si occupa di gestire queste richieste, di fare le valutazioni opportune, di trasmettere poi quanto richiesto alla sede superiore per ulteriori approfondimenti e valutazioni, e quindi arrivare, ove possibile, ove riconosciuto che ci siano i requisiti corretti per la richiesta, alla stipula di un contratto per il quale dopo si occupa la società di FS all'uopo dedicata, che è Fair Servizi. Nel caso in esame, non so, siete più tornati a chiedere un'informazione sull'avanzamento della pratica? Per noi, noi in ufficio è consuetudine ricevere giornalmente visite. Cioè, ingegnere, perché il paradosso qual è? Che se qualcuno prende e diciamo ripristina un po' queste tre, vi fanno pure un favore. Assolutamente. E voi le volete dare. Assolutamente, ma noi vediamo, ripeto, il progetto era proprio nato con la denominazione Adotta una stazione, è un fenomeno che noi riconosciamo assolutamente come positivo. Solitamente siamo il target del comodato d'uso è quello delle stazioni medio-piccole, si fanno esclusione dagli immobili che possono essere considerati per i comodati, quegli immobili che possano avere una valenza commerciale, che vengono gestiti in altra maniera, e per quelli, fatta esclusione anche per ulteriori immobili che ospitano delle apparecchiature tecnologiche, certo, che servono per tenere in piedi i nostri impianti, per quelle si fanno delle valutazioni e, ove possibile, siamo disponibili e ben lieti di avviare rapporti di questo tipo con le amministrazioni richiedenti. Non so appunto di preciso dove la pratica in questione si possa essere inceppata, ma sono assolutamente disponibile a ricevere il qui presente richiedente per verificare lo stato della pratica e capire dove, e in ogni caso fornire una risposta esauriente e tempestiva. Sì. Mi rendo conto che possa essere frustrante soprattutto non ricevere una risposta, anche perché le valutazioni che vengono fatte sono comunque serie ed oggettive, è lecito comunque dare una risposta e darla in tempi brevi. Sì, io voglio aggiungere, a titolo personale ho avuto un po' di supporto da parte di alcuni miei amici di RFI, però credo che non sia propriamente questo l'iter da seguire. Assolutamente, assolutamente. Ma basta prendere un appuntamento con la dottoressa Versace, che è il capo reparto patrimonio, e sicuramente avrà tutta l'attenzione che merita, anche in un eventuale riscontro negativo, qualora non ci fossero le condizioni per perfezionare. Cambiamo target in quel caso là, non è un problema. Ecco. Certamente. Cioè, ripeto, il dialogo c'è, questo insomma ci conforta. D'altro canto, ingegnere, perché è un'occasione irripetibile, insomma, noi ce l'abbiamo qui, abbiamo RFI qui e abbiamo anche il segretario regionale dell'Orsa, il quale in questa, mentre lei si stava microfonando, era stata una fase molto, molto interessante, dice: attenzione, perché dal nostro punto di vista, malgrado le nostre denunce, le nostre richieste, eccetera, la sensazione che noi abbiamo è che il gruppo e le sue declinazioni, le sue aziende, non è che abbiano chissà quale programma per il Sud, anzi, vogliamo spiegare ancora meglio questo concetto, segretario? Ma di fatto è così, insomma, della verità che dice l'ingegnere, che sono reali, insomma, il patrimonio appartiene a RFI, poi chi lo gestisce è Fair Servizi. Di fatto poi che cosa succede? Siamo in Italia, insomma, uno scarico di responsabilità che non si riesce nemmeno a trovare la domanda presentata da chi vorrebbe adottare. Questo termine in Italia si usa così, giusto per... si adottano tutti, ma poi in sostanza nessuno riesce ad ottenere nulla, insomma. Ci sono quegli inghippi burocratici che addirittura, ecco, una prova ce l'abbiamo proprio qua, che non si riesce nemmeno a sapere dov'è la domanda. Eppure gli uffici preposti ci sono in Trenitalia, ma non si capisce qual è il meccanismo, chi deve rispondere, chi non deve rispondere, quale ufficio arriva, quale ufficio non arriva. C'è stata un'altra parte anche di quello che lei ha detto, che si riferiva però alla gestione più complessiva dei servizi di trasporto, alla qualità della rete, eccetera, ma eccetera. Guardi, mi passo di capire, non vorrei avere equivocato. In ferrovia ci si ragiona,
guardi, il parallelo è molto facile, insomma, la politica... Segretario, la interrompo un attimo perché mi chiedo scusa. Come dico sempre, abbiamo la priorità di ascoltare la nostra gente, il nostro popolo. Buonasera, come si chiama e da dove chiama? Io mi chiamo Crucitti e chiamo da Reggio Calabria. Salve, signor Crucitti, prego. La sento carico. Sì, pronto? Prego, in linea, in diretta, anzi. Sì, sì, in diretta, non so... volevo intervenire per dire... Ne ha facoltà. Tutto? Prego, ne ha facoltà. Sì, sì, ma io sto parlando nel senso. Volevo intervenire per dire che alcune stazioni sono state concesse in comunato d'uso e funzionano per bene, come per esempio la stazione di Santa Caterina a Reggio Calabria ed altri, come pure per la stazione di Vibo Pizzo, per esempio. Sì. Quel giovane ha ragione, che certe volte bisogna vedere le amicizie che ci sono. Per esempio a Pizzo sono stati concessi gli appartamenti sopra perché sono stati concessi al prete. Mentre per la richiesta da altri non venivano mai concessi. Come? No, al prete, abbiamo capito bene, al prete. Sì, è stato come se questi appartamenti sopra, che magari non vengono neanche usati. Vabbè, ora, noi non abbiamo prova del contrario. Però mi scusi, signor Crucitti, lei ha detto una cosa bella e importante. Attenzione perché laddove le stazioni vengono concesse in comodato d'uso e il caso virtuoso di Santa Caterina funziona bene, e lo dobbiamo sottolineare, perché noi siamo qui per questo, perché tutti vorremmo che le stazioni fossero come quelle di Santa Caterina. Poi, riguardo quello che lei dice su Pizzo, purtroppo o fortunatamente, non abbiamo prova del contrario, cioè che ci sono state altre situazioni, altre richieste che sono rimaste in evase, o non abbiamo la prova che il prete sia stato agevolato per chissà quale motivo. Fatto sta che ciò che ci conforta è che comunque sia, esistono delle pratiche che vengono evase e non dobbiamo lasciare comunque sia il beneficio del dubbio che una pratica in evasa sia soggetta ad un cortocircuito umano, eccetera. Dico io che se ci sono delle amicizie vengono subito le risposte subito date e quindi vengono date un completato. Però questo è un luogo comune, signor Crucitti. È questo il discorso. Ma non è il discorso, è un luogo comune questo. Eh? Non è un luogo comune questo. No, è la maggior parte è così, la maggior parte sì, è così. Specialmente se sono ex ferroviari che ci sono le amicizie vengono concessi. Invece queste associazioni che sono molto, molto brave, che possono fare molto per queste cose, spesse volte non vengono sentiti. Questo io dico all'ingegnere che si faccia promotore di questa situazione e di verificare queste domande. E penso che insomma, l'ingegnere Stassi sia assolutamente disponibile ad una verifica. Assolutamente, però si rischia di fare un po', a parte luoghi comuni, ma anche un po' di confusione, perché non esistono... Ce ne sono parecchie ancora, sulla linea di Pizzo, per esempio, ci sono parecchie stazioni, caselli e via di seguito, abbandonati, che si potevano concedere a questi giovani associazioni. Allora... bisogna distinguere le diverse modalità di concessione degli immobili, perché se da una parte parliamo di comodati, dall'altro esistono anche degli immobili che sono regolarmente locati. Ora il caso va visto di volta in volta e va approfondito anche, non sono qui magari a conoscenza di tutti i particolari di ogni singolo immobile locato, sarebbero troppi e sarebbe difficile poter dare riscontro puntuale di ciascuno. Ora si è parlato del prete a Vibo Pizzo, mi pare un discorso anche difficile da approfondire in questa sede. Ritengo che sia impossibile che possa essere stato dato a meno che non... perché il comodato deve avere una caratteristica, l'immobile viene ceduto senza nessuno scopo di lucro. Chiaramente l'abitazione personale non è compatibile con le regole del comodato. Di verificare se perché si può assumere. Il prete menzionato ha richiesto per un'attività di volontariato, appunto ripetendo il concetto che alcune attività hanno una via preferenziale rispetto alla concessione. Se invece poi si parla di ex ferrovieri, magari si parla di immobili locati in qualche caso. Ingegnere, in ogni caso il suo impegno
Ma assolutamente, mi fa piacere che sia stato anche evidenziato l'esempio di Santa Caterina, che per fortuna non è unico, anzi è l'attività del reparto patrimonio è continua ed è molto sostanziosa. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese riceviamo visite da parte di soggetti interessati ai comodati e anche a qualcos'altro, perché bisogna poi precisare che il comodato non è tutto rose e fiori, non tutti i comodati poi riescono a raggiungere quell'obiettivo che inizialmente ci si era preposti, e cioè quello di avere garantito pulizia e decoro di un immobile, altrimenti lasciato in stato di abbandono, perché comunque gli immobili delle stazioni impresenziate sono comunque oggetto di attività di pulizia e decoro con dei contratti che vengono gestiti da terminali e servizi della nostra sempre direzione territoriale. Signor Crucitti, le ringraziamo per il suo contributo. Grazie a lei. Grazie. Segretario, possiamo completare il ragionamento. Si diceva che il problema, al di là delle stazioni impresenziate, al di là di tutto, se non ho capito male quella che è stata insomma la sua introduzione nella prima parte della nostra trasmissione, dal suo punto di vista, dal punto di vista del sindacato, il gruppo e le sue declinazioni non hanno un programma concreto, serio per il Sud e per la Calabria in particolare. Vogliamo spiegarlo ancora meglio? Non ce l'hanno, perché annualmente l'azienda a livello romano presenta i piani d'impresa. È un po' il parallelo che stavo facendo prima, è come la politica. La politica presenta il piano per tutta l'Italia, parla di Sud, ma poi quando si scorre nella lettura del documento si nota che il Sud esiste solo come denominazione ma non come investimenti. È vero che l'Unione Europea ha fatto dei forti investimenti per quanto concerne RFI e ribadisco ancora una volta che spende molto meno di quello che viene dato. Di fatto è che nei piani di impresa non c'è una progettualità verso il Sud, perché il Sud è abbandonato a se stesso, non solo dalla politica, ma anche da Trenitalia. Ma lo vediamo quotidianamente con i treni che cacciano ogni giorno, con i lavori che non si fanno e che si dovrebbero fare. Ultimamente da parte di RFI si sta lavorando, ci sarà l'aumento della linea a 220 km orari, che è una cosa abbastanza importante per i cittadini, perché oggi vengono denominati clienti, insomma, oggi c'è il rapporto lavoro-cliente, se tu paghi ti do questo servizio, altrimenti non... E la peggiorativa ancora che sarà per il Sud è l'avvento del quinto pacchetto ferroviario europeo, perché smembrerà e continuerà ancora una volta a fare degli spezzatini. Noi, fino al 2000 eravamo un unico gruppo, dal 2000 in poi hanno fatto degli spezzatini. La TMR viene gestita da determinati dirigenti, Trenitalia da determinati dirigenti, RFI da altri, Fair Servizi da altri. Cioè c'è un gruppo dove i dirigenti sono moltissimi, eravamo 220.000 dipendenti, siamo 70.000, 68.000. Cioè, ciò che era stato fatto per migliorare, abbiamo 3.000 dipendenti, però dal suo punto di vista non è servito a nulla, ha solo peggiorato le cose. E come peggiorative il Sud, perché le ripeto, abbiamo il problema della continuità territoriale con la Sicilia. Cioè qua si parla da diversi anni, e noi siamo testimonianza perché cerchiamo di combattere questa situazione, si parla da diversi anni e credo che poi l'obiettivo principale dell'azienda sarà questo, di non far attraversare nessun mezzo di locomozione o carrozze in Sicilia. Cioè la continuità territoriale che l'azienda vorrebbe adottare, ne abbiamo parlato a livello romano, è quella che i passeggeri debbono poter... Ma perché i treni non debbono esistere in Sicilia? Abbiamo avuto una decurtazione e continuiamo ad averne ogni anno. Avevamo dei treni stupendi che andavano su Torino, su Milano. Considerato che da noi, si dice planimetricamente, la Calabria è fatta in un determinato modo e non è pianeggiante, l'alta velocità non può arrivare. Poi bisognerebbe anche vedere perché, voglio dire. I treni necessari da spostarsi da Palermo, da Reggio Calabria per Milano, considerato che non ci sono queste altre tecnologie, non sulla linea perché ce ne sono molto, molto altre le tecnologie, tant'è la dimostrazione reale di quanto affermo è che tutti i mezzi di locomozione, quasi tutti, vengono mandati in Calabria per la sperimentazione. Noi ci lavoriamo sui treni nuovi per sperimentazione, poi vengono dati a Milano, a Torino e Roma. Questo poi Segretario, è non mettiamo troppa carne al fuoco, per quello che ha detto è molto molto interessante. Prima di arrivare all'ingegnere Sassi, affinché possa rispondere a tutto questo, vorrei che completasse la sua risposta sulla scorta di quello che ha da dire il nostro Anninaselli, proprio su una
aspetto che era stato toccato in premessa lo stesso Federici. Dice, attenzione, non c'è soltanto un problema delle ferrovie, di Trenitalia, di RFI, eccetera, quindi di un'assenza programmatica di sviluppo, insomma, per quanto riguarda il Mezzogiorno. C'è un difetto di interlocuzione anche della nostra classe politica, perché evidentemente nel momento in cui i nostri politici, il governatore piuttosto che l'assessore ai trasporti, eccetera, si siedono al tavolo, contano poco. In verità il buon Musmanno qualcosina l'ha ottenuta e bisogna dare atto che quando c'è una persona competente al posto giusto, su questo concordo anche, insomma. Possiamo parlare anche dopo di questo, non ho detto ne parleremo allora. Ma la conferma che quando le ferrovie si trovano a trattare con delle piccole associazioni, bene o male, le cose funzionano. Quando si ritrovano con un ente pubblico, ed è il caso di Catanzaro, allora inizia lo sport nazionale, che non è il calcio, ma è il ping pong. Sì. Noi siamo meglio dei cinesi in questo sport. E poi abbiamo quei risultati lì. Già lo sappiamo in partenza come va a finire. Perché poi quando voi chiederete all'amministrazione comunale di Catanzaro, ma non abbiamo soldi, il bilancio è quello che è, e questi sono i risultati finali. Ma infatti su questo vorrei risponderle subito. Ora ripeto, la situazione di Catanzaro Sala è una situazione al limite che non è rappresentativa della situazione dei comodati d'uso e dei problemi che possono nascondere anche questo tipo di rapporti. Però proprio nei rapporti con le amministrazioni, con i comuni, abbiamo rilevato qualche problema, perché gli stessi comuni non sono spesso attrezzati al rispetto degli oneri che si dovrebbero sobbarcare con il rapporto di comodato d'uso, con il contratto di comodato d'uso. Faccio particolare riferimento al mantenimento di pulizia e decoro. Allora, per ovviare a questo problema ed evitare di trovarci in situazioni che per noi dovrebbero essere stabili e che invece ci mettono di fronte a situazioni di imbarazzo localmente, stiamo provando nelle interlocuzioni che abbiamo prima della promozione di eventuali nuovi comodati, stiamo provando a proporre altre soluzioni che possono essere, piuttosto che il comodato, il canone agevolato, che possa prevedere quindi un rimborso di quegli oneri di pulizia e decoro che in questo modo... È sempre con le amministrazioni locali, con i comuni? Con le amministrazioni locali, voi certamente. Pensate che il film cambia? Non pensiamo che il film cambi, però spesso le risposte, o meglio, speriamo, ci auguriamo che il film possa cambiare, perché dalle interlocuzioni avute pare proprio che spesso il problema sia nel fatto che manchi quell'organizzazione per poi effettuare localmente la pulizia e il mantenimento del decoro. Siccome noi già siamo attrezzati per questo sulle altre stazioni che sono impresenziate e che non sono oggetto di comodato, abbiamo i nostri contratti con le nostre imprese di pulizia e con il nostro personale per le piccole squadre di manutenzione. In questo modo potremmo recuperare con il canone agevolato quelle risorse che ci potrebbero permettere di garantire da noi lo stato decoroso degli immobili affidati. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità che incombe. E poi, subito dopo la pubblicità, ci collegheremo con una nostra collega che ha una storia interessante di cui è stata vittima da raccontare. Eccolo lì, Claudio Greco! Eccomi! E vorrei che l'Italia tornasse a sorridere. E anche la Calabria, perché veramente è una terra straordinaria. Tu sei come mi immagino. Una barretta così e una barretta di sopra. Invece sembra un fungo porcino la tua. Ma sai, quando ti sposi il fungo comunque stimola molto. La queste forma del fungo e tante altre cose ancora fra poco con Occhiuzzi alle 9 con Claudio Greco, fra poco ancora.
Occhiuzzi alle 9, da martedì a venerdì, solo su LAC, canale 19 del digitale terrestre. La trovo qui, la mia pace. Anima inquieta, in questa natura selvaggia, che cavalco sfidando il destino, respirando la mia libertà. Amaro Silano, bevi fuori dal branco. L'inviato speciale più, da lunedì a domenica ore 20:45 e da martedì a venerdì ore 23:30. E i nostri telespettatori non stanno soltanto telefonando, stanno anche scrivendo. Un telespettatore di Acquappesa segnala lo stesso degrado nella stazione appunto di Acquappesa e spiega: quella di Catanzaro Sala, quella che abbiamo mostrato, non è che la punta dell'iceberg, perché ci sono anche altre situazioni che sono assolutamente analoghe. Questo spettatore dice addirittura peggiore ad Acquappesa, e ci impegniamo ovviamente a venire con le nostre telecamere per verificare tutto questo. E poi un altro telespettatore che il nostro direttore di produzione mi indica chiami da Locri, dice: perché in Calabria non è possibile fare come in Sicilia, cioè un treno turistico assorbendo le ferrovie calabro-lucane? Questa è una domanda alla quale poi risponderemo, però prima apriamo la parentesi che abbiamo annunciato prima della pubblicità. Enza Dell'Acqua, buonasera. Buonasera, ciao Piero. Buonasera Enza. Allora, Enza Dell'Acqua è una nostra collega del Quotidiano del Sud, si occupa delle cronache di Nicotera. Nicotera è una splendida località turistica della costa vibonese, è una realtà che però soffre di seri problemi, di seria permeabilità mafiosa, è un feudo della potente cosca Mancuso. La sua amministrazione comunale è stata già sciolta per infiltrazioni mafiose in altre circostanze. Attualmente esiste una commissione di accesso agli atti che è preposta, insomma, a verificare eventuali condizionamenti e o infiltrazioni. Questa è la premessa, e per questo e su queste cose scrive Enza Dell'Acqua. Adesso però mandiamo un video facendo una premessa. La nostra Enza Dell'Acqua scrive un servizio per il Quotidiano del Sud, scrive alcune cose, è chiaro, noi lo diciamo sempre, se il servizio di un giornalista non va bene lo si può assolutamente contestare, in maniera ovviamente anche forte, veemente, eccetera, eccetera, però purché sia civile e rispettosa, al limite un giornalista lo si può tranquillamente trascinare in tribunale, quindi lo si può tranquillamente querelare. Quello che non è assolutamente accettabile è l'insulto gratuito. Ora, noi non sappiamo a chi si riferisse, e non ne abbiamo prova, che il sindaco di Nicotera, Franco Pagano, un avvocato tra l'altro, si riferisse ad Enza Dell'Acqua nel video che fra poco vi mostreremo. Fatto sta che la nostra Enza Dell'Acqua ha deciso di querelarlo, perché ritiene, Enza Dell'Acqua, che quelle parole sono state proferite nei suoi confronti. Di certo che fossero proferite nei confronti o meno di Enza Dell'Acqua, qualcuno sentendo questo e vedendo questo filmato potrebbe certamente arrabbiarsi. Ascoltiamo. Però in questi 18 giorni hanno parlato con tutti, ho ascoltato un sacco di sciocchezze, spesse volte alla massima.
E in termini di dimensioni, di massa cerebrale, di massa corporea, eccetera, eccetera, un altro amministratore locale, per contestare articoli di stampa che Enza Dell'Acqua ritiene fossero i propri, ha addirittura coniato un hashtag, Viva la Vacca. Questa è la situazione in cui si fa informazione oggi in Calabria. Enzo, ho detto tutto? Sì, Pietro, sei stato molto bravo, esaustivo. Ti dico un'altra cosa, cosa che magari ti tolgo anche l'imbarazzo di dire. Enza Dell'Acqua è sempre stata una bellissima donna. Per problemi di salute si ritrova, ecco la nostra Enza Dell'Acqua, una bellissima donna, che per problemi di salute oggi è un po' in sovrappeso. Questo è un dato che diciamo, consegniamo a coloro i quali ci ascoltano. E ribadiamo al sindaco Pagano che noi siamo qui, quello è il numero di telefono, può tranquillamente telefonare per replicare, rettificare, chiarire quello che ritiene opportuno. Se preferisce insomma, che le nostre telecamere vadano direttamente nel suo ufficio, ci andremo volentieri. Questo per dovere e completezza di cronaca. Parola a te, Enza. Allora, sì, effettivamente è così. Noi qua, appunto a Nicotera, siamo costretti a vivere, a scrivere, diciamo, in questo contesto. Cioè, in pratica qua diciamo, non potremmo scrivere, non potremmo andare, diciamo, semplicemente a raccontare i fatti, no? A cercare la verità. Perché è come un affronto, visto, ecco, da parte, diciamo, appunto degli amministratori in carica, no? Diciamo, in questo caso, come un affronto quasi, diciamo, appunto, personale e non come un dovere, ok? Insomma, di chi scrive. Io, guarda, ho proprio collezionato tantissimi insulti, ecco, diciamo, nel corso della mia attività. Ed ero comunque praticamente una cosa che io avevo già messo in conto quando, appunto, perché, insomma, si sa che qui da noi c'è questa cultura molto forte del, cioè, come dire, diciamo, del silenzio, ecco, più che altro, che insomma le cose non vanno, cioè, come dire, non vanno dette, non vanno appunto denunciate, e chi va appunto a denunciare è quasi il responsabile del male, non chi lo fa il male, diciamo il male, ma chi lo va denunciare. E guarda che ti dico questo, sì, ti dico questo, scusami, vai, perché io guarda che la scorsa estate, insomma, ho subito dei fortissimi attacchi, ingiurie, sempre insomma di questo tono, perché io semplicemente ho scritto quello che era vero, cioè che il mare era sporco, inquinato. Io sono stata attaccata perché, insomma, andavo a dire quello che era vero, no? Cioè, voglio dire delle ma cose, ripeto, che Enza, un giornalista paese. Si può anche attaccare, si può criticare, si può anche sì. dire... anche se certo. quello che scrive è così cristallino e sotto gli occhi di tutti, insomma, si può anche dire che non è vero, perché perfino il nostro processo penale consente all'imputato di dire il falso, ok? Però lo si deve fare in maniera civile, cioè dire che gli obesi sì. sono meno intelligenti delle persone magre, assolutamente, o coniare un hashtag a chiunque si riferisse, insomma, viva la vacca, per un amministratore pubblico, esatto, cioè non si fa, esatto. ecco, non si guarda, fa. Guarda, è un termine che io odio, il termine vacca, viva la vacca, e io, guarda, mi scuso pure, insomma, con i tuoi ascoltatori, perché questo è un termine, guarda, che non appartiene al mio, insomma, e anche al nostro lessico, comico, perché io, insomma, ti conosco bene e so che persona sei. Noi siamo persone, no, educate, però quando io, guarda, mi sono vista attaccare, appunto, con questo termine, a parte, insomma, cioè, diciamo, i soliti attacchi che io dovrei, appunto, dedicarmi, insomma, all'agricoltura, eccetera, eccetera, poi, insomma, questo, appunto, professore, che comunque ha, appunto, diciamo, un ruolo molto, molto importante, perché lei è alla cultura, lei va a scrivere, insomma, questo tanto. Forse sarebbe stato meglio che chi ha pronunciato queste parole, il sindaco, comunque sì. l'assessore, tra l'altro l'assessore sappiamo essere, insomma, una ragazza molto a modo, molto garbata, ci sta, voglio sì. dire, anche che si sbrocchi una volta tanto, però quando si tratta di personaggi pubblici sarebbe anche, come dire, gradito ecco. che ogni tanto qualcuno mm-hmm. si perché avvedesse magari sì. dell'errore di aver esagerato un po' e quantomeno chiedesse scusa. Enza, se abbiamo soltanto altri 30 secondi. No, guarda, io voglio dire, è soltanto questo,
E io ho posto insomma denuncia contro il sindaco e diciamo anche contro appunto l'assessore alla cultura, sì. Perché guarda, ci sta bene appunto il contraddittorio, ci sta bene tutto, ma non l'insulto e l'attacco, cioè a questi livelli, perché diciamo, il livello dell'ingiuria, guarda, è salito in modo, guarda, proprio pericoloso. Vorrei solo dire praticamente un'altra cosa, guarda, che questa tecnica, quella usata sia insomma dal sindaco che anche appunto dall'assessora, è quella di insomma attaccare qualcuno diciamo senza fare. Sì, perché poi questo è il problema, perché poi si mette al riparo, perché cioè non c'è tra virgolette la prova che fosse rivolta. Fare, guarda, però c'è un discorso, e concludo io per te, Enza, perdonami, perché è importante quello, ritengo sia molto importante quello che sto per dire. Sì. Cioè, un conto è la querela di parte, cioè io posso querelare e ho il dato oggettivo, che c'è correlazione tra l'offesa che percepisco e l'offesa che viene pronunciata, ed è un conto. Altro conto però è quando un'offesa di questo genere non ha un'identità e quindi si getta così e comunque sia finisce con l'esprimere, ecco, la posizione di un amministratore pubblico, è un amministratore pubblico, esatto. Un rappresentante delle istituzioni, deve ricordarsi di essere tale anche sui social, anche quando cammina sulle strade, anche quando parla tra la gente. Enza, ti saluti, devo salutare. Pietro, è un atteggiamento inquietante che adesso comunque vedi che questa... Enza? Abbiamo... annunciato. Adesso è guarda, una tecnica che è stata completamente invalidata adesso da una sentenza della Cassazione che prevede se tu offendi insomma qualcuno e pensi di essere furbo che non fai il nome, se ci sia una è un discorso che abbiamo affrontato ieri anche con Claudio Cordova. Enza, ti devo salutare perché ormai la qualità del collegamento è diventata veramente pessima ed è impossibile regolare la qualità tecnica, dicevo grazie. Io. Ti ringrazio Enza e grazie alla nostra regia. Chiudiamo questa parentesi, ma era opportuno, come dire, aprirla perché certe cose non sono tollerabili, giusto Nanni? Qualche anno fa io ebbi in radio in diretta l'ex direttore del quotidiano Matteo Cosenza, sì. E raccontò che nell'Alto Tirreno Cosentino era stato organizzato d'estate un boicottaggio pianificato del giornale, certo. Perché il quotidiano scriveva che l'acqua e il mare era sporco. Cioè non si andava a pescare, a prendere l'amministratore che causava quello, ma si andava da chi lo raccontava. Questo, vedi, purtroppo, i conti tornano. Purtroppo è così e c'è anche un problema nella nostra terra. Cioè se sei vittima di intimidazioni, se sei vittima di minacce, se paghi col tuo lavoro e hai la solidarietà dell'opinione pubblica, viene accusato di voler fare il martire, di voler fare l'eroe, di voler ergerti a protagonista. Quindi coloro i quali poi cercano di mantenere un basso profilo rischiano di trovarsi isolati. E noi non vogliamo che persone come Enza Dell'Acqua, come Claudio Cordova ieri o Matteo D'Alena l'altro ieri, tutti i cronisti che vivono e hanno vissuto questa stessa situazione, possano in qualche modo come dire, soffrirne in solitudine. Fermo restando che gli amministratori tirati in ballo dalla nostra collega in questa sua querela possono tranquillamente chiamarci ed esprimere la loro posizione. Telefonata, pronto? Pronto? Sì, come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Flavio e telefono da Settingiano, di Marcelletto. Buonasera Claudio, ci dica. Flavio, non Claudio. Prego, chiedo scusa. Volevo parlare, mi sembra che ci sia un dirigente di Trenitalia, Ferrovie No, è un dirigente di Rete Ferroviaria Italiana. Volevo parlare per quanto riguarda la stazione di Caraffa, alle porte di Catanzaro. Sì. Caraffa di Catanzaro. Sì. Proprio alle porte. Siccome è una stazione dismessa ormai da tanti anni, questa stazione si trova in un punto dove fa gomito con una strada, dove di solito passano parecchi camion, motrici, rimorchi, e quindi ogni volta in questa strada dove fa gomito, cioè non si può mai passare perché c'è l'incrocio tra camion che vanno, camion che vengono, e quindi volevo dire come mai non si può buttare questa stazione per allargare la strada, per evitare ogni volta questi intralci che ci capitano spesso a noi che viaggiamo.
Perfetto. E volevo sapere se era possibile, perché è una stazione ormai abbandonata, hanno murato tutto quanto, hanno murato la rete ferroviaria, però non serve, è una cosa abbandonata, quindi se non serve sarebbe meglio buttarla e allargare la strada, pure per noi utenti. Grazie Carlo, la ringraziamo, è stata una domanda pertinente, un po', come dire, va spiegata, è comprensibile, insomma, che è classica, insomma, che arrivino queste domande dalla gente. Come no? Anche la stazione di Garraffa dovrebbe essere tra quelle ormai passate in scissione, non più dalla proprietà in proprietà di RFI ma Ferrovie dello Stato Italiano. Anche quella, se ci fosse l'interessamento da parte dell'amministrazione comunale o di altra amministrazione locale, si potrebbe valutare anche in quel caso anche un provvedimento d'esproprio tipo per lavori per pubblica utilità. Non so se la stazione in questione sia interessata dallo sviluppo del progetto di metro ferrovia che è attualmente in via di sviluppo, però potrebbe essere oggetto anche di potrebbe essere integrata all'interno di una progettazione diversa, certamente non ci sono particolari vincoli in tal senso, qualora ci sia un serio interessamento da parte dell'amministrazione locale competente nei giusti modi con gli interlocutori giusti. Nanni, amministrazioni in altre faccende affaccendate, distratte, eppure abbiamo avuto il caso di Catanzaro, insomma Sergio Abramo è uno che per quanto riguarda il decoro e le opere pubbliche, da un certo punto di vista un po' le maniche se le rimboccate. E se si dimostra distratto Abramo, figuriamoci quello che succede in altri comuni, dove non c'è poi tanta cultura della buona amministrazione. E noi ne abbiamo viste situazioni, insomma, veramente limite, quasi come quelle stazioni Ma che abbiamo ripreso. Noi sappiamo bene che i comuni oggi devono fare i conti con i bilanci che sono quello che sono. Qui a volte anche fare una piccola manutenzione in una scuola, cambiare una finestra, aggiustare un servizio igienico, diventa un'opera ardua. Non a caso ditte che hanno fatto i lavori per le amministrazioni locali sono passati mesi, non hanno mai visto un soldo. Tante sono fallite aspettando i soldi. Credo che in certe amministrazioni queste cose siano di poco conto, perché hanno altre priorità, devono fare i conti con bollette della Sorical da pagare, con garantire la nettezza urbana. Quelli sono solo fastidi, per questo io dicevo all'ingegnere coltivatevi le associazioni, questi gruppi, anche i pensionati, ma lasciate perdere quei comuni perché è una causa persa in partenza. Andiamo alle associazioni, cosa ne pensa? A proposito del comune... Diciamo, il comune superato in questo caso? No, mi riferisco al comune di Catanzaro. Diciamo che noi abbiamo avuto una lunga esperienza che inizia nel 2012, quando abbiamo ritrovato, durante i lavori di demolizione del cementificio di Catanzaro, due locomotive storicissime del 1925. In pratica si tratta di locomotive ad accumulatori, a batteria letteralmente, che erano proprio di proprietà dell'Italcementi. È uno smanettone, una specie di genio di queste cose. Si tratta di queste locomotive veramente molto rare, le abbiamo ritrovate in questa piccola rimessa e per evitare che venissero demolite assieme al cementificio ci siamo impegnati un po' con il comune di Catanzaro, all'epoca c'era Sergio Costanzo come consigliere comunale, ci ha dato una mano un bel po'. Siamo riusciti a salvarle, però è incredibile come da 4 anni, dal 2012 ad oggi, non si sia riusciti come comune neanche a comprare un telone, semplicemente un telone per coprirle. Da 4 anni queste locomotive stanno marcendo vicino alla stazione di Catanzaro Sala, tra l'altro, e nessuno è riuscito a fare nulla. Quindi se aspettiamo che il comune sistemi la stazione di Catanzaro Sala e non riesce a comprare un telone per queste locomotive, che probabilmente lo faremo noi quando avremo qualche soldo, cioè, è un po' un vicolo cieco. In questo caso non c'entra RFI. Ribadisco un concetto. Grazie veramente di cuore ad RFI, a Ferrovie dello Stato e ai colleghi degli uffici stampa che sono stati gentilissimi, solerti, ci hanno aiutati insomma, a portare qui in studio un interlocutore insomma, di un certo peso. Quindi grazie veramente di cuore. Però questi problemi dobbiamo affrontare. Ma sono problemi che comunque affrontiamo quotidianamente. Però non riusciamo, se la situazione è questa, nei comuni, con le associazioni, eccetera. Sì,
Sembra quasi un vicolo cieco. Sembra quasi normale parlare spesso soltanto delle cose che non vanno, quando invece ci sono tantissimi esempi positivi di comodati andati a buon fine e di stazioni che, ancorché impresenziate, vengono mantenute in ottimo livello di pulizia e decoro. Non si è parlato, per esempio, qui delle iniziative degli Help Center, un progetto avviato a livello nazionale che prevede in tutta Italia in questo momento soltanto 16 Help Center, di cui uno è attualmente attivo a Reggio Calabria, e c'è una previsione di aprirne un altro con un progetto molto interessante in stazione di Rossano. Si tratta di dei centri che, ubicati in stazioni che per loro stessa natura sono elettivamente centri di raccolta di disagio sociale, possano accogliere appunto queste persone, provando a dare loro delle indicazioni precise sui centri che poi sono invece deputati a dare loro assistenza sul territorio. Adesso dicevamo, oltre a quello di Reggio Calabria, stiamo valutando questo progetto molto interessante per aprire un secondo Help Center in stazione di Rossano, e anche lì, considerato che l'Italia è parecchio grande, averne 2 su 17, se questo fosse il 17esimo, non relegherebbe in quell'ambito la Calabria, come spesso si dice, a fanalino di coda, ma questo come in tante altre situazioni. Per noi il territorio è importante, cerchiamo di essere legati al territorio, di sentire il malessere dei cittadini e degli utenti del servizio di trasporto e provare a trovare soluzioni. Nel caso poc'anzi il segretario regionale dell'Orsa ha fatto alcune precisazioni, mi scuso per aver sentito soltanto una parte per problemi audio delle cose che ha detto, però una prima risposta sicuramente. Si è parlato di Trenitalia, società che in questo momento non rappresento perché, appunto, preciso, io faccio parte di RFI, però anche Trenitalia, lavorando sinergicamente con la direzione commerciale di Rete Ferroviaria Italiana e con la politica locale, perché ricordiamo che il cliente principale del servizio di trasporto in Calabria è la Regione, si è parlato prima dell'assessore Musmanno, si sta provando insieme a progettare un nuovo orario che entrerà in vigore a giugno, che offrirà un servizio di trasporto sicuramente meglio cucito addosso alla domanda di trasporto del cittadino. Le racconto, ingegnere, un aneddoto. Noi abbiamo uno dei nostri colleghi, Luca, che è il ragazzo che si occupa della messa in onda di questa trasmissione, che ogni mattina, insomma, alle 8:20 arriva alla stazione di Vibo Pizzo. Io, insomma, lo vado a prendere per arrivare insieme qui in ufficio. Incontriamo una coppia dolcissima di ragazzi francesi che hanno attraversato l'Italia in treno per arrivare a Tropea. Ebbene, questi ragazzi arrivano a Vibo Pizzo, per arrivare a Tropea in treno sarebbero stati costretti a cambiare, a tornare indietro sulla Lamezia Terme e poi a proseguire di nuovo verso Tropea. Forse riusciamo a spiegarci anche perché, per arrivare a Crotone, come ha documentato il nostro Angelo Di Luca per l'inviato speciale Più, che andrà in onda questa sera, ci impieghiamo 5 ore, o come per arrivare da Paolo a Spezzano Albanese ce ne vogliono altre 5. Cioè, va bene cucire questi orari addosso, principalmente addosso al cittadino, però evidentemente fino a questo momento, cioè fino a oggi, qualcosina si è sbagliato. Assolutamente, assolutamente. È probabile che qualcosa si sia sbagliato, ma lavorando si commettono sempre degli errori. Per fortuna abbiamo sempre qualcosa da migliorare e da perfezionare. Mi risulta che l'obiettivo di questo nuovo orario sia proprio migliorare le interconnessioni per favorire gli scambi e i passaggi da un treno all'altro, per ridurre i tempi d'attesa per chi ha bisogno anche di cambiare treno per arrivare in una particolare destinazione. Segretario Federici, dice l'ingegnere Stassi, non guardiamo soltanto le ombre, guardiamo anche le luci. Dal suo osservatorio, ricordiamo, è un osservatorio sindacale, tra l'altro lei, insomma, nota figura di sinistra, fervente comunista, eccetera, eccetera, un rivoluzionario nel cuore, è difficile nell'interlocuzione aziendale riuscire a guardare a volte oltre le ombre, ma qualche luce ce l'avete comunque.
Quando fa giorno? Oggi, ma perché è un fatto climatico naturale, non perché ci siano delle novità di fatto. No, innanzitutto volevo dare solidarietà alla giornalista dell'acqua come calabrese, perché il rispetto verso la mancanza delle persone è veramente inaccettabile. Chiusa questa breve parentesi. Ma come si può pensare che un'amministrazione comunale possa prendere in gestione ma qualsiasi cosa? Hanno avuto dei tagli da parte del governo che sono stati impressionanti. I lavoratori vengono vessati dalla mattina alla sera in tutti i settori lavorativi, e chi ha la fortuna di avere un lavoro? Ma si può pensare che un sindaco, un qualsiasi sindaco, anche di una piccola cittadina, si possa assumere l'onere di spendere soldi a carico dei cittadini, perché i soldi comuni provengono dalle entrate delle tasse dei cittadini. Non si può pensare che la gestione di un patrimonio così vasto debba essere necessariamente dalla data protesta in concessione, alla proposta. L'alternativa che lei pone, che suggerisce, si è detto qui le associazioni possono essere un valido interlocutore, ma l'alternativa reale qual è? Le associazioni sono un valido interlocutore. Il problema, io mi riferivo all'amministrazione, non si può pensare, RFI non può pensare di cedere in comodato d'uso allo Stato poi praticamente in gestione queste strutture, perché non c'è sindaco che abbia denaro, anche per quello che dicevo prima. Ci sono delle associazioni serie che non danno quelle garanzie. La domanda invece è il contrario, cioè se non si fanno delle concessioni, dove arriviamo? Al degrado. Io credo che la responsabilità effettiva di RFI è che dove non ci sono delle concessioni date o sottoscritte, è necessario è compito suo, insomma. Se è proprietario dell'immobile, non è che ci si può aspettare che vada un altro a pulire, insomma. Ma è assolutamente così. Dove non ci sono in atto dei contratti comodati o per locazione, Ferrovie ha l'onere di mantenere pulizia e decoro delle stazioni. Noi abbiamo mostrato la stazione di Coringa, chiedo alla regia di arrivare insomma alla parte del nostro reportage che faceva riferimento a Coringa, era la parte che precedeva insomma il frammento su Catanzaro Sala, e in questa parte diciamo abbiamo mostrato una stazione, ecco questa è la nostra stazione di Abruzzi a Coringa, ed è una stazione che versa in una condizione veramente di degrado pesante, non ci sono comodati. Appunto. E questa, se è compito di RFI, ecco, ci auguriamo che in questa realtà, come nella realtà di Acquappesa, che ci veniva segnalata da uno dei nostri telespettatori via mail, insomma, si possa, ecco, in qualche modo intervenire quanto prima, insomma, quantomeno per rimuovere i pericoli, perché al di là della condizione di degrado, perché chi va a bivaccare, insomma, ci sarà sempre, chi andrà a rifugiarsi ci sarà sempre, però se ci sono dei tombini aperti, veramente guardate che sono delle situazioni di pericolo pesante, soprattutto per i bambini, perché poi sono interessati a queste cose, quindi sarebbe veramente grave se accadesse qualcosa. Nanni, ai comuni non ci sono alternative, secondo Rete Ferroviaria Italiana. Così. Loro ci credono ancora, allora, pensano che ancora un po' di succo. Non è che ai comuni non ci siano alternative, perché questa è una precisazione doverosa. I comuni sono tra quei soggetti che presentano richieste per comodati d'uso, e mi sembrerebbe anche ingiusto escluderli a priori se il progetto è valido e se la richiesta è lecita. Non toccherebbe, credo, a noi escludere la proposta del comune, ma i protocolli d'intesa fatti dal gruppo per i comodati d'uso non sono fatti con i comuni, sono stati fatti con associazioni, prevalentemente associazioni di volontariato, con Lega Ambiente, con le cooperative sociali. Dico, i soggetti che elettivamente dovrebbero avere accesso al comodato per RFI sono questi. Poi se anche i comuni ne fanno richiesta e le richieste sono valide, sono accettabili, in qualche caso con i comuni, ripeto, abbiamo avuto delle criticità proprio per la difficoltà di mantenere gli oneri di cui si obbligano con la stipula dei contratti. È però vero che appunto stiamo valutando, visto questo correttivo, di provare a discutere con i comuni un canone agevolato, quindi un'allocazione, per provare quindi a risolvere direttamente come RFI, esonerando con questa diversa
di diverso tipo di contratto, esonerando l'ente locatario dagli oneri del mantenimento di pulizia e decoro, dietro il pagamento chiaramente del canone, ancorché agevolato. Ingegnere, continuano ad arrivare insomma messaggi, sono tanti i messaggi che arrivano, in particolare da Acqua Appesa, e non è sempre lo stesso telespettatore, questo mi viene sottolineato insomma dalla nostra produzione. Acqua Appesa è un posto dimenticato, dove anche l'orologio mostra l'orario errato. E poi, altro spettatore di Acqua Appesa, la stazione di Acqua Appesa fa capo ad una delle tre stazioni termali della zona. È vergognoso che non ci sia un collegamento ferroviario. Queste sono cose, ovviamente, non tutto, come dire, non su tutto può rispondere RFI, dovrebbe rispondere Trenitalia, ma però neanche, ci faccio una cortesia. Neanche Trenitalia, allora sul mantenimento del decoro della pulizia di Acqua Appesa è sicuramente un impegno che possiamo prendere per verificare la situazione e provare a trovare una soluzione, sicuramente trovare, non provare. Per quello che riguarda la mancanza del collegamento ferroviario, devo ricordare che è la Regione che chiede quali debbano essere i collegamenti ferroviari. Dopodiché la nostra direzione commerciale, insieme con la Regione, non è nemmeno Trenitalia. Trenitalia non stabilisce in autonomia Trenitalia ha come cliente la Regione e sulla base delle richieste della Regione mette i collegamenti ferroviari richiesti. Sì, facciamo l'ultimo giro molto, molto sì. Stringato perché siamo quasi in direttura d'arrivo. Sì. Abbiamo visto la questione della stazione di Coringa, ma c'è da dire, proprio ricollegandomi all'ingegnere, che la Regione Calabria non ha chiesto a Trenitalia che i treni regionali li facciano fermata, né a Coringa né a Francavilla sì. Che è stata ristrutturata. Quindi diciamo la situazione, tra virgolette, è un po' meno grave rispetto a stazioni che versano quasi nelle stesse condizioni, ma i treni ci fermano. Ora sì. Non ha chiamato nessuno da Siderno, ma intanto mi hanno detto porta avanti la situazione che c'è in questa stazione. Ma non lo sappiamo se ha chiamato qualcuno da Siderno, perché purtroppo abbiamo la difficoltà di non frammentare troppo il dibattito. È un qualcosa di improbabile, la stazione si trova al centro, è molto frequentata dai pendolari, ma sta diventando un luogo di degrado incredibile, addirittura è diventato inutilizzabile il sottopassaggio perché viene utilizzato come bagno, e ci sono stati addirittura problemi con Trenitalia perché appunto non si potevano fare gli incroci in quanto le persone non prendevano il sottopassaggio per andare dall'altra parte. Stoico ingegnere Stassi, Siderno. Ma anche su quello, Siderno, come altre stazioni della Ionica, sono caratterizzate purtroppo da frequenti atti vandalici, e non è neanche corretto dire che non si interviene per ripristinare le condizioni di pulizia e decoro. È più che altro vero che a seguito di questi interventi immediatamente si succedono atti vandalici tempestivi che vanno a vanificare spesso il risultato ottenuto fino al giorno prima. Su quello però siamo in contatto con le segnalazioni, con i comitati pendolari, che con le loro preziose segnalazioni ci comunicano tempestivamente le situazioni da risolvere. Molto spesso vengono guastati e manomessi con il lancio di oggetti, i monitor per le informazioni al pubblico, in altri casi di sorveglianza no? Eh sì, ma anche gli impianti di videosorveglianza spesso vengono vandalizzati e manomessi, le videocamere vengono rubate, una situazione sulla quale si dovrebbe discutere, ma a livello più alto, di un maggiore presidio del territorio che non può spettare soltanto a Rete Ferroviaria Italiana. E su questo, Nanni, non possiamo... Un caso positivo? Prego, dire, velocissimo Roberto. Le stazioni di Brancaleone e Capospartimento sono state affidate ad un'associazione che si occupa del recupero delle tartarughe marine e hanno fatto proprio questo centro di recupero che ne è stata anche visitabile, la stazione. Entrambe le stazioni sono tenute come si deve, pulite. Quindi, questo è uno dei casi virtuosi di cui parlavo prima. In quel caso, soprattutto a Capo Spartivento, c'è il Tartacare, che è un centro di Legambiente che ha richiesto un comodato d'uso per questa attività, che è stato concesso con grande entusiasmo e che sta dando valore alla stazione ferroviaria, rendendola anche oggetto di visite da parte di cittadini che non sono esclusivamente interessati al servizio di trasporto. Nanni, questa è una realtà, la nostra, molto molto articolata e molto complessa da raccontare, anche alla luce di quello che veniva sottolineato sia da Roberto che dall'ingegnere Stassi, poi in maniera... mi sembra, Pietro, quando si dice la città è sporca, sì. Ma anche noi ci mettiamo del nostro. Sì, sì. Noi ricordiamo, noi siamo esperti nel lancio del sacchetto in corsa per centrare il cassonetto.
Ma io, come volevo riprendere quello che diceva Alfredo, io mi auguro che presto in questa regione la politica riesca a ottenere da Trenitalia delle risposte. Io dubito che oltre la dorsale del Tirreno, la freccia, quella che arriva a Lamezia, arriva a Reggio, io non credo che si vada oltre. La vedo nera per tutta la zona dello Ionio. Immagino che già le autolinee si stanno un po' fregando. Abbiamo qui chi la guida, la freccia, mi pare, no? Ecco, si stanno fregando le mani. Io sono anche un utente, io ho ripreso il treno grazie a lui, tra parentesi. Al termine di un colloquio serale con la figlia piccola, Alfredo, posso prendere il treno? Con Paola? Con lui. No, con sua figlia. Con mia figlia. Alfredo lo chiama, posso prendere il treno, è pulito, eccetera. La freccia, vai tranquillo. E da allora sono tornato a essere un utente delle Ferrovie dello Stato, grazie ad Alfredo Federici. Noi, questo, la politica deve puntare sulla linea, sapere di che morte dobbiamo morire qui per i trasporti. Ma, secondo me, più che la politica riesca ad avere delle risposte da Trenitalia, probabilmente la cosa va invertita, dovrebbe essere Trenitalia, che mi immagino sia ben lieta di avere delle domande da parte della politica, cioè nel caso specifico se arrivassero delle maggiori richieste per treni e tracce da parte della regione Trenitalia, ritengo che Trenitalia sarebbe nelle condizioni e sarebbe anche lieta di in qualche caso anche espandere qualche servizio rispetto magari a una contrazione che si è avuta e della quale però magari il cittadino non riesce a leggere bene la connessione. No, ma soprattutto l'origine. Spesso si tende a individuare in RFI, in Trenitalia, l'unico responsabile di una contrazione del servizio di trasporto, quando invece non è così e dipende dalle risorse a ciò destinate. Ma sai, Pietro, la politica, se noi ritorniamo indietro negli anni, in questo paese non c'era l'interesse a far funzionare le ferrovie. In questo paese si devono vendere macchine, bravo, automobili, camion. Io ricordo degli spot televisivi della gente che viaggiava in macchina, che alla fine, vedi cosa succede a viaggiare in macchina, passava il concetto che in treno viaggiamo di poveracci. E così siamo rimasti indietro. All'estero facevano l'alta velocità e noi siamo partiti con 30 anni di ritardo. Se parliamo del trasporto, Alfredo lo può dire, tutto su gomma, un paese circondato dal mare. Perché? Perché bisognava vendere i camion. Questa è la nostra tragedia con cui ancora oggi facciamo i conti. Segretario Federici, a proposito invece di luci, nel ribadire, seguite l'inviato speciale più del nostro Angelo De Luca, bravissimo, che ha viaggiato sul treno, ha raccontato, ha raccolto bellissime storie, eccetera. Mi ha detto Angelo, io non l'ho visto, lo vedrò stasera insieme a voi, diceva guardate, io dico la verità, i treni erano puliti, un po' affollato, ma i treni erano puliti, nulla a che vedere con quello che si vedeva in passato, c'erano veramente delle cose agghiaccianti, ok? Quindi, segretario, qualcosa si è fatto nel corso degli anni, però forse non è abbastanza? Non voglio dire sempre la solita frase fatta, si può fare di più, insomma, voglio dire, non è... Certo, qualcosa la si è fatta, insomma, c'è una maggiore responsabilità da parte... Ci vorrebbe una telecamera che inquadrasse il viso dell'ingegnere Stassi. Ma guarda, Pietro, direttore, io se non con giustificato motivo non attacco mai nessuno, insomma, però ci sono quelle realtà che voi come... avete dimostrato, insomma, con questi filmati, la realtà ferroviaria è troppo complessa per definirla in poco spazio e ringrazio ancora perché la gente ha necessità e bisogno di capire quello che succede sul proprio territorio. Se noi consideriamo che ci sono la costa degli dèi, insomma, potrebbe essere rivalutata a pieno, insomma, eppure non si fa niente. La Regione Calabria è quella deputata per il trasporto pubblico locale, perché è loro che decidono. Trenitalia offre un servizio, se tu mi dici quello che vuoi e mi paghi, io giustamente ti faccio quello che
è stata per fortuna approvata la legge regionale dopo 20 anni nella regione Calabria sul trasporto pubblico locale, perché prima si andava alla fallocco. Abbiamo gli ultimi 15 secondi, ingegnere, ne faccio tesoro. Sì, volevo soltanto raccontare un breve aneddoto. In una recente riunione, mi ricollego al discorso di Siderno, in una recente riunione che abbiamo avuto per discutere di argomenti tecnici a Reggio Calabria in presenza di un dirigente di direzione commerciale, a un certo punto ci siamo interrotti perché lui stesso ha ricevuto il messaggino, perché lui dà il suo numero di telefono privato alla signora del comitato pendolari, ora non ricordo, della stazione di Bianco, che segnalava il malfunzionamento di un monitor. Ci siamo anche fermati per trovare tempestivamente la soluzione. Perché lo dico? Perché effettivamente rappresento la nostra volontà di stare assolutamente adesi alle richieste del cittadino, a provare a dare la massima soddisfazione e a migliorare sicuramente le condizioni del servizio. E la sua presenza qui lo dimostra, grazie alla AFS, grazie a Rete Ferroviaria Italiana in particolare, grazie a Roberto Galati, presidente dell'Associazione Ferrovie in Calabria, grazie ad Alfredo Federici, segretario regionale dell'Orsa, grazie a Nanni Naselli, collega di Radio Onda Verde, e grazie all'ingegnere Stassi, perché ha fornito a questa trasmissione e in particolare ai calabresi che intendevano denunciare, fare porgere domande, ottenere delle risposte, un interlocutore serio, quale ci auguriamo rimanga RFI per il presente e il futuro nella nostra regione e non solo. E ovviamente grazie a tutti voi per la cortese attenzione.